A prima vista, il sistema autostradale interstatale degli Stati Uniti può sembrare semplicemente una vasta serie di strade asfaltate a più corsie, linee mediane, cavalcavia e rampe di accesso e uscita. Ma questa infrastruttura apparentemente semplice è una rete di strade di 46.876 miglia che ha avuto inizio con un pericoloso viaggio su strada attraverso il paese nel 1919, decenni di battaglie legislative attraverso gli stati, e ha persino contribuito a scrivere la storia di uno dei presidenti più famosi d'America. Se l'asfalto è raramente definito eccitante, la straordinaria storia che si nasconde dietro le strade americane incarna una sorta di genialità discreta per la sua portata, l'esecuzione e le conseguenze di vasta scala per l'America. Tre prospettive attraverso le quali vedremo il genio dell'Interstate Highway System. Allacciate le cinture e godetevi il viaggio. Dunque, perché la costruzione dell'Interstate Highway System è spesso definita un'impresa monumentale? Dopotutto, non è neanche la prima rete autostradale mai costruita. La risposta risiede nella sua scala, nell'ingegneria innovativa e nella complessità economica e logistica. Per capire quanto fosse impegnativo questo progetto, tutto ciò che devi sapere è che il costo stimato originale del sistema era di 25 miliardi di dollari e si prevedeva che sarebbe stato costruito in 12 anni. Il costo finale è lievitato a 114 miliardi di dollari, equivalenti a 618 miliardi nel 2023, e ha richiesto quasi 30 anni in più per essere costruito. Parliamo di un grande impegno. Per capire come il progetto sia passato da 25 miliardi di dollari a 114 miliardi di dollari e da 12 anni a 39 anni, dobbiamo fare un viaggio attraverso l'intero sviluppo dell'Interstate Highway System. Da quando l'idea di questa meraviglia dell'ingegneria è stata concepita per la prima volta fino a quando la costruzione è stata finalmente dichiarata completa. Il primo concetto di sistema stradale interstatale ad alta velocità risale quasi all'industria automobilistica stessa, 1898. Questa industria è infatti la ragione principale dello sviluppo di reti stradali efficienti. Tuttavia, per alcuni, questa non era l'unica ragione del progetto. Per Thomas McDonald, un ingegnere civile e politico dell'Iowa, era anche una questione personale. Da giovane, McDonald aveva lavorato nel negozio del padre, dove era stato testimone degli effetti devastanti delle strade dissestate. I raccolti degli agricoltori marcivano prima di raggiungere il mercato a causa delle strade accidentate, mentre le spedizioni di legname subivano ritardi o perdite per via delle strade inadeguate. Ecco perché McDonald ha fatto della sua vita una missione per migliorare la vita delle comunità rurali, promuovendo lo sviluppo di un sistema autostradale robusto ed efficiente. Nel 1913, McDonald fu nominato ingegnere capo per la nuova commissione autostradale dell'Iowa. In questo ruolo, collaborò con l'Associazione Americana degli Ufficiali delle Autostrade Statali e Logan Page, il direttore delle strade pubbliche, per garantire l'approvazione del Federal Aid Road Act del 1916. Sebbene questa legge fosse un passo nella giusta direzione, i 75 milioni di dollari di fondi federali stanziati per la costruzione delle strade erano ancora insufficienti per l'ambiziosa visione di McDonald. Ma a meno di un anno dalla realizzazione della visione di McDonald, insieme a tutto ciò che rappresentava il Federal Aid Road Act, ciò cessò di avere importanza, poiché gli Stati Uniti entrarono ufficialmente nella Prima Guerra Mondiale. Di conseguenza, la maggior parte delle risorse e dell'attenzione per il progetto furono dirottate dallo sviluppo delle infrastrutture verso lo sforzo bellico. Questo includeva anche i produttori di automobili statunitensi, che spostarono la produzione per sostenere le esigenze militari, lasciando poco spazio ai progressi in altri settori. Ovviamente la situazione cambiò dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. I produttori di automobili tornarono a produrre auto. Produrre a pieno ritmo. Prendiamo ad esempio la Ford, il maggior produttore automobilistico statunitense. Nel 1918, l'ultimo anno della Prima Guerra Mondiale, Ford produsse 435.898 auto. L'anno successivo questa cifra quasi raddoppiò, arrivando a 820.445. Incidentalmente, quella cifra era quasi quattro volte il numero di auto che Ford aveva prodotto nel 1913, prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, 202.667 auto. Questa cifra indica anche che anche il possesso di auto negli Stati Uniti è salito alle stelle.
Nel 1913 c'erano circa 1.190.000 autopasseggeri registrate nel paese. Nel 1919 ce n'erano 6.699.000. Eppure il 90% delle strade era ancora costituito da sterrati. Tuttavia, solo quando il convoglio delle Army Motor Transport Corps esplorò le strade degli Stati Uniti, gli ufficiali si resero conto dello stato disastroso delle infrastrutture. Il convoglio delle Army Motor Transport Corps faceva parte dei Transcontinental Motor Convoys del 1919, che miravano a valutare la fattibilità del trasporto motorizzato a lunga distanza per scopi logistici militari. Questo convoglio partì dalle ellisse della Casa Bianca a Washington District of Columbia alle 11:15. Del 7 luglio 1919, diretto a San Francisco, alle 12:30 il convoglio entrò nel Maryland, ma si erano già verificati almeno 2 incidenti. Con ogni giorno che passava, la spedizione verso ovest avanzava di altre 40, 50 o 60 miglia. Il 22 luglio, dopo aver faticato nel fango profondo in Ohio e Indiana, il convoglio attraversò il fiume Mississippi a Clinton, Iowa. Una volta sulla sponda occidentale del fiume, il personale militare nel convoglio capì rapidamente perché l'idea di avventurarsi verso ovest in auto era considerata assurda all'epoca. La pioggia in Nebraska aveva reso le strade sterrate scivolose, facendo scivolare 25 camion in un fosso. Lo Iuta portò solo più disperazione, con le sue paludi che fecero impantanare praticamente ogni veicolo, richiedendo sforzi quasi sovrumani per estrarli. Fu solo quando il convoglio raggiunse la California che vide di nuovo l'asfalto. Dopo una serata a Oakland, California, il convoglio venne imbarcato su un traghetto per attraversare la baia di San Francisco. Una volta dall'altra parte, il convoglio finalmente completò il suo viaggio, attraversando le strade di San Francisco, il 6 settembre 1919, segnando la fine del suo estenuante viaggio attraverso il paese. Estenuante potrebbe essere un eufemismo. Se fai i calcoli, ti renderai conto che il viaggio da Washington a San Francisco aveva richiesto 62 giorni. Oggi ci vorrebbero all'incirca 42 ore. Per peggiorare le cose, il convoglio aveva utilizzato quasi tutte le ore di veglia per guidare. Ciò significa che le strade del tempo permettevano al convoglio di viaggiare a una velocità media di 5,65 miglia all'ora, un'agonizzante strisciata che sembrava più un incubo al rallentatore che un viaggio attraverso la nazione. Questo incubo fece anche pensionare 9 dei primi 81 veicoli che avevano intrapreso il viaggio, con i telai e le ruote cedute alla costante tensione delle impervie strade americane. Dei 24 ufficiali, 15 osservatori del Dipartimento della Guerra e 258 soldati, 21 non portarono a termine il viaggio. Queste cifre avrebbero potuto essere facilmente più alte, dal momento che ci sono stati ben 230 incidenti stradali durante il viaggio di 3.000 miglia. Ovviamente, la relazione presentata a Washington non fu altro che una severa condanna dell'infrastruttura stradale della nazione. L'unico aspetto positivo è che questo evento fece da catalizzatore per la creazione di un sistema autostradale. Nonostante ciò, ci vollero decenni prima che venissero prese misure concrete per affrontare le gravi carenze evidenziate dal convoglio delle Army Motor Transport Corps del 1919. Il problema era che la responsabilità della costruzione delle autostrade era lasciata ai singoli stati, e questi avevano i loro interessi e bisogni individuali. Ad esempio, perché l'Iowa avrebbe dovuto costruire un'autostrada per collegare l'Illinois al Nebraska, quando aveva bisogni infrastrutturali più urgenti e gli interessi locali erano prioritari? I giorni più bui della Grande Depressione dovevano accadere prima che potessero essere attuate riforme più complete dell'infrastruttura stradale nazionale. Nel 1938, il presidente Roosevelt diede a McDonald, ora direttore delle strade pubbliche, una mappa degli Stati Uniti disegnata a mano con 8 corridoi autostradali. L'obiettivo era chiaro: far costruire una rete stradale che stimolasse la crescita economica e unisse la nazione attraverso una nuova era infrastrutturale. La prima descrizione formale del futuro, sistema autostradale interstatale, arrivò nel 1939 da Herbert Fairbank, capo della divisione informazioni del Bureau of Public Roads Division e braccio destro di McDonald.
Questa descrizione proveniva dal rapporto sulle strade a pedaggio e strade gratuite del 1939, che delineava la visione di una rete nazionale di autostrade progettata per trasformare l'infrastruttura e l'economia dell'America. Ma ancora una volta si intrappose una guerra globale. Questa volta la Seconda Guerra Mondiale. Per quanto raccapricciante, questa guerra inavvertitamente stimolò i piani di sviluppo del sistema autostradale statunitense. Ricordate come il convoglio dell'Army Motor Transport Corps del 1919 fosse un inferno per i partecipanti, ma avesse consolidato la necessità di una rete stradale nazionale? La Seconda Guerra Mondiale fece conoscere ai militari statunitensi un sistema autostradale altamente avanzato che avrebbe ispirato l'Interstate Highway System, la rete di autobahn tedesca. È interessante notare che una persona era presente a entrambi gli eventi principali e ha usato le sue osservazioni per guidare poi il cambiamento. Il futuro presidente Dwight Eisenhower. Eisenhower, tenente colonnello nelle Motor Transport Corps del 1919, era stato assegnato come osservatore per la missione. La Seconda Guerra Mondiale lo vide poi assumere un ruolo fondamentale come comandante supremo delle forze alleate in Europa. Durante il suo soggiorno, non ebbe che elogi per il sistema autostradale costruito dalla Germania prima della guerra. Nelle sue memorie presidenziali, scrisse, «Durante la Seconda Guerra Mondiale avevo visto il superlativo sistema dell'autobahn tedesca, le autostrade nazionali che attraversano quel paese. Questo sistema fu essenziale per la vittoria degli alleati, consentendo loro di spostare truppe, attrezzature e rifornimenti con velocità ed efficienza senza precedenti. Permise anche la formazione del famoso Red Bull Express, un sistema di convogli di camion che consegnava rifornimenti vitali alle linee al fronte con una velocità notevole, sottolineando il ruolo cruciale di un'infrastruttura ben sviluppata nella logistica di guerra. Al suo apice, l'Express gestiva 5.958 veicoli che trasportavano circa 12.500 tonnellate di rifornimenti al giorno. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti emersero come superpotenza globale. Il 19 novembre 1945, Eisenhower fu prontamente insediato come nuovo capo di Stato Maggiore dell'Esercito. 5 anni dopo, il 19 dicembre 1950, divenne il primo comandante supremo delle potenze alleate in Europa alla NATO. Meno di 2 anni dopo, il 4 novembre 1952, vinse le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, con un trionfo schiacciante, cavalcando un'ondata di sostegno pubblico e promettendo di portare la sua visione e competenza militare alla politica interna. Una delle sue priorità? Le autostrade. Nonostante le numerose vittorie nella carriera di Eisenhower, le strade statunitensi rimanevano terribilmente inadeguate. Ci volevano comunque una pianificazione sostanziale e quasi 10 giorni per spostarsi da una costa all'altra. Era chiaro che qualcosa doveva finalmente cambiare. Ma c'era un altro evento che avrebbe dato il via alla costruzione dell'Interstate Highway System. La detonazione della bomba all'idrogeno da parte dell'Unione Sovietica nel 1953. Questo evento sottolineò la necessità di un cambiamento. Con la detonazione della bomba da 400 chilotoni, l'Unione Sovietica dimostrò di poter scatenare una potenza nucleare devastante su una scala precedentemente inimmaginabile. Questa nuova realtà di immensa capacità distruttiva, accoppiata con il governo instabile dopo la morte di Joseph Stalin, sottolineò la necessità di una rete di trasporto robusta ed efficiente per garantire una mobilitazione rapida, l'evacuazione e una risposta efficace in caso di crisi. Dopotutto, stiamo parlando di un paese in cui il 79% delle persone credeva che una guerra nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica fosse imminente, il che li spinse a costruire rifugi antiatomici, a fare scorte di cibo e a prepararsi al peggio. Quindi, la Guerra Fredda, e in particolare la detonazione della bomba all'idrogeno del 1953, fu il terzo e ultimo catalizzatore che spinse gli Stati Uniti all'azione. Nel 1954 Eisenhower nominò il tenente generale Lucius Clay, che era stato determinante per il successo logistico dopo lo sbarco in Normandia, a capo del comitato consultivo per il National Highway System. Questo comitato, poi noto come Comitato Clay, chiese 100 miliardi di dollari in fondi federali in 10 anni, equivalenti a 1,13 trilioni di dollari odierni, per costruire un vasto sistema di autostrade interconnesse.
Questo ambizioso piano si basava su 4 punti. Numero 1, la sicurezza. Secondo il Comitato Clay, 36.000 persone perdono la vita ogni anno a causa di strade inadeguate e incidenti stradali. Secondo, il costo di proprietà dei veicoli. A causa delle strade maltenute, possedere e far riparare un veicolo stava diventando sempre più costoso. Terzo, la sicurezza nazionale. La minaccia nucleare incombente richiedeva una rete di trasporto efficiente e affidabile per facilitare le evacuazioni di emergenza delle città. Il comitato si concentrò sulle grandi città e sulle aree urbane, affermando che il rapido miglioramento dell'intero sistema autostradale di 40.000 miglia, comprese le necessarie connessioni urbane, fosse vitale come misura di difesa civile. E numero 4, l'economia. Il comitato evidenziò che un moderno sistema autostradale avrebbe favorito la crescita economica. Nel febbraio del 1955 Eisenhower inoltrò la proposta al Congresso e la mappa concettuale del 47 del Bureau of Public Records, nonché il sogno di molti americani, stava finalmente per diventare realtà. Il 29 giugno del 1956 Eisenhower firmò il Federal Aid Highway Act, stanziando 25 miliardi per la costruzione di 41.000 miglia di autostrade. A differenza del precedente approccio 50-50 che era fallito in modo spettacolare, ora il governo era responsabile di fornire il 90% del costo di queste autostrade interstatali, ottenendo i soldi necessari aumentando la tassa federale sulla benzina. Curiosamente, 3 stati hanno rivendicato l'onore di avere i primi segmenti interstatali. Il primo è il Missouri. La Commissione Autostradale del Missouri assegnò il primo contratto per la costruzione dell'autostrada lungo la famosa Route 66 nella contea di Laclede, oggi designata Interstate 44. Tuttavia, la costruzione vera e propria iniziò nella contea di St. Charles, sulla Route 40. Numero 2, Kansas. Secondo i funzionari statali, i lavori per la costruzione del tratto autostradale erano iniziati prima della firma del Federal Aid Highway Act. Tuttavia, è il tratto finito della Interstate 70 che lo Stato ha contrassegnato come il primo progetto completato in base alle disposizioni della legge del 56. Il terzo è la Pennsylvania. Afferma di avere il segmento più antico completato del sistema autostradale, il Pennsylvania Turnpike, un tempo considerato la più grande autostrada del mondo. Una porzione di 162 miglia di questa autostrada, ora designata Interstate 70 e Interstate 76, fu aperta il 1 ottobre 1940 tra Irwin e Carlisle. Ma il luogo di apertura ufficiale delle prime autostrade era solo una questione di orgoglio statale. Ciò che contava, su scala più ampia, era che fosse finalmente avviata una rete stradale unificata ed efficiente. Sfortunatamente, questa rete non sarebbe stata completata per decenni. Alla fine degli anni 60, solo 25.000 delle 40.000 miglia proposte erano state costruite, eppure il budget era già raddoppiato rispetto alla stima del 56. Tuttavia, poiché il futuro Interstate Highway System si stava già dimostrando un investimento geniale, i costi vennero considerati un degno sacrificio per gli immensi benefici che prometteva. Nel 1966 vennero avviate 2 espansioni interstatali per migliorare gli scambi commerciali con Canada e Messico. Oggi la Interstate 66 esiste in diversi segmenti separati, tra cui tratti a Laredo, Far, Brownsville, Corpus Christi e Houston in Texas, nel Mississippi nord-occidentale e a Memphis, Tennessee. L'obiettivo a lungo termine è di estendere l'autostrada da Tamaulipas in Messico fino all'Ontario canadese. L'Interstate 11 migliorerà la connettività tra Phoenix, Arizona e Las Vegas, Nevada, colmando il divario tra le 2 città. Nel 1974, il Nebraska divenne il primo stato a completare l'intera sua parte del sistema autostradale, dedicando l'ultimo tratto dell'Interstate 80. Dopo 5 anni, l'ultimo tratto dell'Interstate 5, che collega il Canada al Messico, fu completato nei pressi di Stockton, in California. Questa autostrada è diventata anche la prima autostrada contigua a collegare questi 2 paesi nordamericani. Negli anni successivi arrivarono altri importanti traguardi. Nel 1986, l'ultimo tratto dell'Interstate 80 da costa a costa fu inaugurato sul bordo occidentale di Salt Lake City, Utah. Con questo l'Interstate 80, che si estende da San Francisco in California a Teaneck, New Jersey, divenne la prima autostrada contigua a collegare l'Oceano Atlantico al Pacifico.
all'epoca era anche l'autostrada contigua più lunga del mondo. Con 2.900 miglia, oggi è la seconda autostrada interstatale più lunga degli Stati Uniti. Nei primi anni 90, quasi l'intero sistema di 45.000 miglia del Interstate Highway System era completo. Le ultime sezioni importanti sono le seguenti. L'ultimo tratto dell'Interstate 10 da Santa Monica, in California, a Jacksonville, Florida, completato il 10 agosto 1990. L'ultima sezione dell'Interstate 90 da Seattle, Washington, a Boston, nel Massachusetts, completata il 12 settembre 1991. E l'ultima sezione dell'Interstate 70, attraverso il Glenwood Canyon in Colorado, completata il 14 ottobre 1992. Quell'ultima sezione, in particolare, è considerata una meraviglia ingegneristica, poiché naviga il terreno pericoloso del Glenwood Canyon, dove esiste poco margine di errore. La sfida è stata superata costruendo 40 ponti e numerose gallerie che hanno reso questo tratto di 12,5 miglia uno dei più costosi per miglio, tra le autostrade rurali degli Stati Uniti. All'epoca la costruzione di questa sezione costò 960 milioni, al netto dell'inflazione. Facendo i calcoli ti renderai conto che ciò significa che costruire un singolo miglio di questa sezione è costato oltre 75 milioni di dollari. Questa è solo una delle sezioni che hanno contribuito al colossale stanziamento di bilancio, che ha superato le stime di 25 miliardi di dollari, decenni prima che l'Interstate Highway System fosse concluso. Quando il progetto è iniziato, costruire un miglio costava solo 8 milioni e mezzo. Tuttavia, a causa dell'aumento dei costi del lavoro e dei prezzi dei materiali, il costo per miglio è salito a oltre 34 milioni per miglio per le sezioni più semplici. Anche con questi enormi costi, le proteste dei cittadini e altre sfide schiaccianti, l'Interstate Highway System è stato finalmente dichiarato completo nel 1992, più di due decenni dopo la morte di Eisenhower. Ma perché diciamo dichiarato completo e non completato? Beh, perché tecnicamente non era completato. Diversi tratti non erano completamente conformi agli standard federali e le Interstate 95 e 70 non erano continue. La prima è finalmente diventata continua nel 2018, mentre la seconda rimane l'unica autostrada con una discontinuità. Non c'è uno svincolo diretto con il Pennsylvania Turnpike all'estremità orientale della strada, vicino a Breezewood, in Pennsylvania. In origine il problema erano i finanziamenti, ma oggi l'opposizione locale sta bloccando qualsiasi proposta volta ad affrontare il problema. Ma per comprendere appieno l'enorme scala del più grande progetto infrastrutturale mai realizzato negli Stati Uniti, dobbiamo esaminare più da vicino il secondo aspetto del suo genio. La pura grandezza del prodotto finito. Come abbiamo menzionato, l'Interstate Highway System è lungo 46.876 miglia. Per mettere questa cifra in prospettiva, tutto ciò che devi sapere è che l'ispirazione dietro a questo sistema, l'autobahn tedesca, è lunga poco più di 8.000 miglia. Sebbene alcuni paesi abbiano sistemi autostradali più lunghi, come la Cina con le sue 110.000 miglia di autostrade, l'Interstate Highway System rimane uno dei sistemi autostradali più ben collegati e completi al mondo. L'autostrada interstatale più lunga negli Stati Uniti è l'Interstate 90, che collega Boston nel Massachusetts a Seattle, Washington, in oltre 3.000 miglia. Con questa lunghezza, l'Interstate 90 si classifica tra le prime 25 autostrade più lunghe del mondo, con il primo posto che va all'autostrada panamericana, che si estende per 19.000 miglia da Prudhoe Bay, Alaska, a Ushuaia, Argentina. Tuttavia, c'è da notare che l'autostrada si interrompe per 60 miglia al Darien Gap, il che richiede l'uso di un traghetto per continuare il viaggio. L'Interstate 95, l'autostrada da nord a sud più lunga degli Stati Uniti, si estende per 1.908 miglia dal confine canadese vicino a Halton, Maine, fino a Miami, Florida. L'Interstate 95 attraversa il maggior numero di stati, tra cui Florida, Georgia, Carolina del Sud e del Nord, Virginia, Washington District of Columbia, Maryland, Delaware, Pennsylvania, New Jersey, New York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire e Maine. Tra gli altri risultati di rilievo ricordiamo New York, per il maggior numero di autostrade interstatali in un singolo stato con 32 percorsi diversi. L'Illinois, con il maggior numero di autostrade primarie,
13 e 11 autostrade ausiliarie per un totale di 2.249 miglia e il Texas, con il maggior numero di miglia di interstatali in un singolo stato, 3.233 miglia lungo 17 percorsi diversi. Al 2022 le interstate rurali rappresenteranno quasi 275 miliardi di miglia percorsi all'anno, mentre le loro controparti urbane ne ospitano 559,19 miliardi. Si tratta di poco più di un quarto di tutte le miglia percorse negli Stati Uniti. Sebbene questa cifra sia impressionante di per sé, diventa ancora più indicativa dell'importanza dell'Interstate Highway System. Quando si considera che questo rappresenta meno dell'1% della rete stradale totale statunitense. A proposito dell'importanza dell'Interstate Highway System, diamo un'occhiata alla parte più geniale di esso, l'impatto di questo sistema monumentale sulla società americana. Se vuoi comprendere immediatamente l'importanza dell'Interstate Highway System, devi sapere solo una cosa. L'Interstate Highway System è probabilmente il miglior investimento che gli Stati Uniti abbiano mai fatto. Spieghiamo perché. Vedi, gli Stati Uniti sono il paese più unico al mondo in termini del numero di stati che comprende. 50 per l'esattezza. Nessun altro paese ha così tanti stati. Data l'immensità e la diversità di questi, una rete di trasporto efficiente, affidabile ed estesa è indispensabile. Raggiungere un tale sistema negli Stati Uniti ha un peso significativamente maggiore rispetto alla costruzione di una rete simile in nazioni grandi ma meno diverse come Australia, Brasile, Canada, Cina e Russia. Anche se costruire un tale sistema in un paese così decentralizzato è di per sé un successo, la coerenza dell'Interstate Highway System lo eleva a un livello di realizzazione ancora maggiore. I singoli stati potranno differire per governi, leggi e culture, ma le loro autostrade sono quasi tutte costruite allo stesso modo. Questo è stato reso possibile da un semplice documento di 8 pagine intitolato «Politica sugli standard di progettazione, sistema interstatale». Ecco una breve panoramica di alcuni degli standard più importanti che tutte le interstatali dovrebbero rispettare. Tutte le interstatali devono avere un accesso controllato, che si riferisce alla restrizione dei punti di ingresso e di uscita agli svincoli designati, garantendo un flusso di traffico regolare e ininterrotto. Numero 2. Devono esserci barriere fisiche o linee di mezzeria tra le corsie per prevenire collisioni e migliorare la sicurezza. Terzo, le interstatali dovrebbero avere almeno 2 corsie per direzione per gestire elevati volumi di traffico e ridurre la congestione. Numero 4. Il design dell'autostrada deve includere segnaletica chiara e coerente per guidare gli autisti e garantire una facile circolazione tra gli stati. L'ormai iconico scudo rosso, bianco e blu è universalmente riconosciuto come indicatore di percorso interstatale. Numero 5. Tutte le autostrade dovrebbero essere costruite con un limite di velocità standard per garantire che i veicoli viaggino a velocità costanti, migliorando sia la sicurezza che l'efficienza. La velocità minima di progettazione è di 50 miglia all'ora in aree urbane e montuose e 70 miglia all'ora in aree rurali. Il limite di velocità varia a seconda dello stato. Gli stati del nord-est e costieri hanno tipicamente limiti inferiori, mentre quelli superiori sono riservati agli stati a ovest del fiume Mississippi. Ad esempio, diverse tratte delle rurali Interstate 10 e 20 in Texas hanno un limite di velocità di 80 miglia all'ora, mentre a Washington, District of Columbia, generalmente non supera le 55 miglia all'ora. Grazie a queste velocità e alla qualità delle strade, anche un viaggio transcontinentale può ora essere intrapreso in qualche giorno. Questo rappresenta il maggior beneficio dell'Interstate Highway System per gli americani. Questo sistema facilita viaggi rapidi, efficienti e convenienti. Soprattutto, questo viaggio risulta anche più sicuro. Le strade dell'Interstate Highway System sono molto più sicure grazie a corsie larghe, pendenze costanti e curve morbide, riducendo significativamente la probabilità di incidenti e offrendo un'esperienza di guida più affidabile. Quando il programma di costruzione della rete autostradale è iniziato nel 1956, il tasso di mortalità nazionale era di 6,05 morti ogni 100 milioni di miglia percorse in auto. Nel 2023 era di 1,26. L'Interstate Highway System ha anche fatto miracoli per l'economia. Semplicemente, gli Stati Uniti non sarebbero mai diventati la più grande economia del mondo senza la potente connettività garantita dall'Interstate Highway System.
La costruzione di questo sistema ha praticamente introdotto un intero nuovo segmento dell'economia, uno che si rivolgeva ai viaggiatori lungo l'Interstate Highway System. Hotel, motel, ristoranti e stazioni di servizio sono praticamente spuntati dal nulla, creando un'economia fiorente lungo le strade. Ma questo non è l'unico settore economico che ha beneficiato dell'Interstate Highway System. La facilità dei viaggi interstatali ha rivoluzionato diversi settori, oltre all'ospitalità. Le imprese retail si sono espanse in nuovi mercati, i produttori hanno ottimizzato la catena di fornitura e sono nati centri di distribuzione per gestire il maggiore flusso di merci. L'Interstate Highway System ha svolto anche un ruolo cruciale nel facilitare il commercio, collegando produttori e consumatori su vaste distanze e stimolando sia le economie regionali che nazionali. Di conseguenza, città come Albuquerque, Phoenix e Dallas sono riuscite a trasformarsi in enormi metropoli. La sola Phoenix è cresciuta più di 10 volte. Nel 1940, dopo la fine della Grande Depressione, Phoenix contava circa 65.000 persone. Negli anni 70 questa cifra è salita a un incredibile 874.000. Questi numeri non dovrebbero sorprendere, considerando il fatto che la costruzione dell'Interstate Highway System ha avuto il maggiore impatto sul sud e l'ovest degli Stati Uniti, ed è lì che è avvenuta la maggior parte delle costruzioni. Nel sud, Arkansas, Georgia e Carolina del Sud hanno visto il maggior numero di miglia costruite per abitante, mentre Montana, Nevada, Wyoming e Utah si sono distinti nell'ovest. In generale, la periferia degli Stati Uniti ha tratto il massimo vantaggio dall'Interstate Highway System, essendo stata finalmente ben collegata ai principali centri e mercati nazionali, favorendo la crescita economica e lo sviluppo urbano. Anche le aree che sembravano praticamente impossibili da collegare hanno visto un notevole miglioramento nell'accessibilità. L'Interstate 70 è un valido esempio. La costruzione di questa autostrada è considerata un vero e proprio miracolo ingegneristico, poiché il percorso passa direttamente attraverso le montagne rocciose, attraversando terreni difficili e raggiungendo altitudini superiori a 11.000 piedi. C'è il Tunnel Eisenhower, il punto più alto lungo l'Interstate Highway System, con un'altitudine di 11.158 piedi, che lo rende uno dei tunnel veicolari più alti al mondo. Poi c'è il Glenwood Canyon, il tratto di strada di 12 miglia e mezzo, che serpeggia attraverso una gola drammatica, che, come abbiamo menzionato, è stato completato per ultimo. E infine, il San Rafael Swell, un'immensa area di formazioni rocciose e profonde gole che l'autostrada attraversa magistralmente. Grazie allo sforzo e all'ingegno dietro l'Interstate 70, il lato occidentale degli Stati Uniti è diventato ampiamente accessibile per una serie di sviluppi e attività, tra cui sci, turismo e commercio. Un altro ruolo cruciale dell'Interstate Highway System da ricordare, poiché tutto è cominciato con l'esercito statunitense, è che alcune parti delle autostrade fungono da piste di atterraggio di emergenza per gli aerei militari. Ci sono anche numerose postazioni militari vicino alle autostrade interstatali, per un rapido dispiegamento e supporto logistico quando necessario. Quindi, ad esempio, la prima divisione di fanteria a Fort Riley, Kansas, è vicina all'Interstate 70, mentre la terza divisione di fanteria a Fort Stewart, Georgia, è posizionata vicino alle Interstate 17 ed 84, così come la 16 e la 95. Tutto considerato, è assolutamente chiaro che l'Interstate Highway System ha trovato un modo per migliorare quasi ogni aspetto della vita americana, dall'efficienza dei trasporti e la sicurezza stradale allo sviluppo economico e alla sicurezza nazionale. In altre parole, gli Stati Uniti devono molto a una collezione apparentemente semplice di strade. Se il video ti è piaciuto, guarda anche perché non c'è un ponte tra Europa e Africa o quest'altro nostro video che potrebbe interessarti. Grazie per aver guardato e alla prossima!